Saluto a tutti e ben ritrovati su Europa Universalis 4. Riprendiamo subito, questa è la mappa fisica per guardare un po' il mondo anche dal lato fisico. Come vedete, gli inverni sono un po' strani in questo gioco, perché ad esempio qua segna che non verrà mai inverno, ma noi che viviamo in Italia sappiamo bene che in Liguria, Parma, Modena nevica forse più che nelle montagne quasi ogni tanto. Quindi partiamo, andiamo avanti, mandando, avevo pensato di migliorare un po' le relazioni con questi più 39, ma non siamo alleati. Questi più 60, va bene, con gli inglesi. E direi di diplomazia, influenza, no, relazioni, improve. Con l'A stavo pensato che ormai è giunto il momento di prenderci anche questa bella regione. Quindi covert action, fabbrichiamo un reclamo, una rivendicazione. Facciamo andare le nostre truppe a Modena. E già che ci siamo, costruiamo anche qualcosa, tipo il constabile, che aumenta, vedete, di un botto le tasse. Però abbiamo finito i punti di amministrativi, quindi aspettiamo un pochino, velocizziamo il gioco in questa fase. Oh, è stato scoperto, perfetto. È stato scoperto. Ok, uniamoli. Allora, abbiamo 14.000 settine, ci servono 2.000, 2.000, sì, 2.000 uomini di questi. E poi fare questo. Tanto il nostro limite, se non mi sbaglio, era 29.000. Esatto. Poi facciamo due navi. Anzi, no, le navi le aspettiamo dopo. Cities demand all rights. Bla bla bla. Le città chiedono vecchi diritti. Prendiamo un po' di stabilità, Franco, siamo a zero. Non è che abbiamo bisogno di... Su. Quanto ci vuole qui ancora? 91%, perfetto. Si è alleata con l'Aragona e Napoli, vabbè. Penso che questi qua intervengano a favore della regola. L'Austria ci chiede il passaggio. Dove devi andare, Austria? Non sei in guerra con nessuno. Ok, perfetto, abbiamo finito. Diminuiamo la velocità. Ok. Questi li portiamo qua, aspettiamo di finire queste unità qua. Mi chiedo 10.000. Ah, perché c'è anche l'Aragona. Ok, venite qua. Diplomazia, declare war. Tutti intervengono. Ok. Tutti generano la guerra contro di noi. Dichiara guerra. Qua fanno con noi. Vai, 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 vai. Napoli, Napoli, con Napoli è il re dell'alleanza. Ustia. Ci avete provato, eh? Quindi poi facciamo split in half. Ok, tu vai qui. Non voglio che qualche altro fenomeno provi a conquistare i miei territori prima di me. Allora, un attimo alle navi, un attimo alle navi. Siamo in guerra con... Infatti abbiamo un'alleanza formata da... La Castiglia non è intervenuta però, figli di puttana. Vabbè, insomma, siamo Autiregni Austro-Ungarici contro l'Aragona e Napoli, quindi Ferrara è andata ormai. Quindi... Napoli... Le nostre flotte dove sono? Qua. Andiamo a fargli il culo a questi. Austria, io se questi dei UCAM anche contro la Francia e Venezia, minchia, non ho tempo, non ho più tempo di venire a far darvi una mano, è declino, perdo 25 di prestigio, ahibò. Ve la siete data? Minchia, se la sono data.
rinnovato un'alleanza purtroppo, dovevo, mi dispiace, oh, amico mio, che abbiamo vinto. Attacchiamo anche i napoletani e scappano i napoletani. Chiedo scusa, ma mica possiamo attaccare tutto il mondo contro. Dovremmo vincerla questa. Sì. Vaffanculo, mi sono dimenticato. Allora, qui vogliamo vincerla sta battaglia? Ok, abbiamo catturato due navi anche, andiamo a farle riparare perché le vedevo che erano un po' distruttine. Sì, vabbè, l'Austria va sempre a farsi guerra contro quelli più forti, io non lo so, ma attacca quelli base. Napoli, vabbè, Napoli dopo gli diamo una lezione. Cosa buona è che l'Austria non ha potuto sciogliere l'alleanza perché siamo in guerra, cambia su un fronte assieme. Sì, però qui mi stanno attaccando. Minchia, che bordello sta succedendo. Se vi siete andati a ficcare in una guerra proprio che è proprio vostra. Monk pledici gli austriaci. Ma perché non ci stanno assediando? Perché forse questa è Siena? No, è Ferrara. Ma scusa, ma siete stupidi? Boh, vai a spiegare perché non ci attaccano. Accettiamo. Mi piace perdere Austria. Che Modena è nostra, perfetto. Su dai però qui, non è che ho tutta la vita per attaccare sta cazzo di Romagna. No, Ferrara è finita. Fanculo, la burocrazia è corrotta, adesso lo scopro. Romagna è ancora lunga. Vabbè, l'Austria se le prenderà un pochino. Finalmente. Ah, chiamo sti boy, boiardi qui, 45.000 uomini gli arrivano. Sono i miei qui gli austriaci più mantovani. Boom, morti. Abbiamo sì, dove scappi Napoli? Sì, nel Salento va. Ho detto a sta roba, aspetta. Sì, a me 50, ok. Oh, lì. Gli austriaci hanno fatto proprio la cazzata attaccare. Dico, via a chiedere pace proprio. Dove scappano questi? Fanno i furbi? Là. Ah! Stanno spattendo come dei porci. Non è possibile che l'Aragona li dà in territorio straniero. Boh. Non mi attacca. Bravi, stiamo vincendo. Napoli ci chiede la resa. Sì, sto cazzo, io voglio tutte e due. Finché non mi dai tutte e due io non mollo. Non mollo un cazzo. Sì, vabbè, chiunque sia che sta provando a fare una rivendicazione lì, gli fico uno schiaffo. Nel Salento.
Gli austriaci non ci vedono così male sul via. Poteva andarci peggio. L'Austria perdeva un botto di 31 navi, dicevo. L'Austria non ha più eserciti. L'Austria non ha manco più alleati, secondo me. C'ha la Castiglia come alleata, la Toscana. Io sono potevo fargli lo scherzetto e prendo il Tirolo e Gorizia adesso. Abbiamo migliorato le relazioni, sono meno 14 siamo arrivati. Mentre la Francia ci ama abbastanza. Mire, guerra qui, Francia. La Francia c'ha un botto di uomini, se non mi ricordo male. Non tanti, perché non ha più nessuno tanti uomini. L'Austria sicuramente ne ha pochi. Qua c'ha 11.000 uomini. Com'è che io... Cos'è sto così motivato? Dai, su, conquistiamo sti cazzo di territori, veloci. Questa guerra sta durando fin troppo da, forse per l'esaurimento di guerra. No, non è tanto. Dai, su. Salento qua, dai, tutto a fuoco, fuoco e fiamme. Ok, possiamo dire che abbiamo le tecnologie addirittura. Va bene. Il morale delle truppe è aumentato. Tre, cinque, otto, due, dieci, sei. Se può attaccarli. Questi sta assediando con le cattive. Con lo sputo sta attaccando questi. Vediamo un po' come va sta guerra. Prima dell'altra 15.000 uomini per la Francia qui. Poi non stanno reclutando. Oh, finalmente la situazione è finita. Anche ora però. Occupata dalla Baviera. Perché la Baviera adesso ha vinto. La Baviera è alleata con l'Austria. No, con Baden, però Baden è alleato dell'Austria, che casino qui l'alleanza. Perché qui sono andati? Adesso mi cedi tutti e due, eh? Ancora no. Procediamo il tema perché qua sta andando. No, non la voglio la tua pace, la decido io la pace. Oh, ovviamente Napoli è caduta. L'Austria ha 11.000 uomini. La sta vincendo però questa guerra l'Austria, pian pianino. Grazie ai suoi alleati e non per altro però. Cinquantuno, adesso dovrebbero accettare le mie condizioni. Esatto, Ferrara e Romagna. Potrei anche chiedergli... Non c'è nessuno stato da liberare. Io direi basta sta guerra di finirla perché sta durando, cioè ci sta logorando dall'interno. Magari qualche soldino per me, sì. Anche se aumenterà l'inflazione. Perfetto. Olè, abbiamo due nuovi territori. Con rivolta adesso possibili e immaginabili. Patriottici e nazionalisti. Allora, dobbiamo assolutamente renderle maneggia 97 per la Romagna, 100, ma nemmeno tanto, aspettavo di più. Ok, tutto torna a pattugliare i mari. Send. Allora, qui tu vai qua, diminuiamo i costi di reclutamento. Ok, in modo tale da guadagnare un po' qualche soldino in più. No, la Provenza sta sempre i furbi, prima o poi se le buscano, questi. Ok,
Con chi siete alleati? Con l'Ungheria e la Toscana. La Toscana scelgono noi tanto. Utrecht. Aia. Ci hanno... Non siamo più alleati con la... con l'Austria. Poi siamo, lo siamo ancora con la Castiglia. Ed è positivo. Speriamo che perda la... l'Austria e chieda... si scioglie le alleanze con Castiglia e Austria. Purtroppo noi non possiamo attaccare perché la manodopera è bassissima, quindi non riusciamo manco a rinforzare i nostri uomini. Io mi sto in a 23.000. No, prendiamo 10 di influenza papale. Ci prendiamo quello svizzero che ha 17 punti solo. Ce ne buttiamo sopra 30. Il doppio. La Castiglia si minchia col cazzo che vince la Francia. Sì, ma ha vinto grazie alla Castiglia, non mica per altro. Cazzo vuoi, declina, via. Non prende palle. Perfetto, il livello militare aumentato. Abbiamo anche un nuovo tipo di fanteria. Allora, questi quanto siamo messi di diplomazia? Dobbiamo aumentare, io voglio farli vassalli questi, quindi migliorare le relazioni. Minchia, la... sta guerra sta imperversando. Sa che la Francia gli conviene chiedere la resa. Che la Castiglia ne ha di uomini però, eh. Oh, c'è morto un tizio, c'è morto. Quello militare io lo rivoglio, quello militare. Reinforce speed. Il morale dell'armata è più uno, sì, più 10. Costruiamo qualcosa anche, ora abbiamo un sacco di punti. Ok, il tempio, pack. Perfetto. Armeria da altre parti, così facciamo un po' di militare, proviamo pochi punti militari. Basta. L'Austria non si arrende. Oh. E ho perso perché c'ho il reclutamento al minimo. Fanculo a te, al mondo. Adesso ve la faccio pagare. Ve la faccio pagare. Appena mi si ristabilizza un po' l'esercito. Vai, voi ristabilitevi con calma. Forse non avrei dovuto abbassare le costi dell'armata. Ok. Non abbiamo più uomini, attacchiamoli, fanculo. Vai, morti. Fanculo. Adesso riabbassiamo perché devo assolutamente rigenerare manodopera, assolutamente. Vediamo anche il mantenimento della flotta, tanto non vedo guerra in questo momento. L'Austria credo sia scesa a patti con la Svizzera. Con la... Oh. Sì, sto cazzo, chi si avrebbe destra di papali. È sempre alleato dell'Austria. È ancora in guerra con l'Austria, potrebbe vincere la guerra con l'Austria, magari. O anche no. No, l'ho appena persa la guerra con l'Austria. Vai a fanculo, Brunswick, 55, così impari. Vabbè, io direi che per questo episodio può finire qua, abbiamo conquistato altre due province, già fatte annesse ai nostri territori, adesso possiamo costruire qualcos'altro, direi tipo il tempio qua, e anche il trade place, direi che è fondamentale farlo ovunque per aumentare il potere commerciale, tanto ne abbiamo di punti e soldi. E direi che questo episodio può finire qua, purtroppo non abbiamo più l'alleanza con l'Asa, dovremmo cercarne una nuova. Ci vedono malissimo ancora.
vedete, migliora l'anno più 1,5, quindi magari la Francia ci vede un po' meglio, ma la Francia è appena uscita malconcia da una guerra contro la Castiglia. Purtroppo io ho bisogno poi di questi territori, ho bisogno. Però prima magari mi conquisto Venezia, Verona, che è alleata con la Svizzera. Si poteva fare subito guerra contro... Quel tanto la Svizzera è mezzo occupata, quindi... Vabbè, per questa volta è tutto, vedremo cosa fa nel prossimo episodio. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao ciao!